Ha chiuso i battenti la libreria Giunti di Chioggia, che da qualche anno aveva aperto una sede in centro storico. Alcuni dipendenti già tempo addietro ci avevano confidato che lo scontrino medio non era altissimo e una sede così ampia in un centro storico come Chioggia, certamente tra i vari fattori, ha dovuto tener conto anche di spese gestionali non basse. I motivi della chiusura possono essere ben diversi, ma tenendo l'occhio rivolto verso altri centri cittadini, la scarsità di vendita è uno dei fattori principali delle chiusure delle librerie. Che i libri non si vendano è un dato di fatto, in tanti li scrivono ma pochi li acquistano, ma non è detto che siano altrettanto pochi coloro che leggono. Sono cambiati i consumi, è cambiato l'intrattenimento, le nuove generazioni adoperano il digitale anche per la lettura e le librerie fisiche vengono tagliate fuori dal colosso in assoluto, oltre che dalle tante librerie e case madri che vendono direttamente online. Alla fine dello scorso anno ha chiuso la libreria Pegaso di Borgo San Giovanni e seppur la chiusura sia stata dovuta a motivi personali e non di carattere economico, nessuno l'ha rilevata in modo da continuare a tenere un punto vendita aperto. La stessa titolare aveva aperto ancora tempo fa con coraggio una sede della Mondadori in centro storico, dovendo chiudere dopo pochi anni per limitare le spese. I numeri della biblioteca sono in crescita e i libri dati in prestito costituiscono un flusso continuo. Le librerie indipendenti, non legate a catene commerciali, riescono a destreggiarsi meglio, potendo scegliere la gamma di titoli da esporre sugli scaffali in base alle richieste della clientela. Solitamente le librerie che lavorano in franchising devono invece accettare i titoli inviati dalla casa madre e talvolta possono non essere congrui con la domanda. La chiusura di un'altra libreria in breve tempo non deve essere ritenuta indice di una mancanza di cultura, ma di cambiamento delle abitudini, dei consumi e del mercato. La realtà è che chiede un'attività commerciale, vetrine che si spengono e che magari si riaccenderanno per attività diverse, più appetibili per la clientela finale. Si tratta della solita questione della domanda e dell'offerta. Quindi, a ben guardare, chi sceglie cosa aprirà siamo noi, residenti e i turisti in una città come la nostra, a far sì che chiuda una libreria e apra magari un bacaro, in quanto in questa direzione volge la domanda. Lo stesso motivo per cui a Chioggia nessuno ha più investito in discoteche o in multisale. L'unica vera amarezza è che Giunti, Pegaso, Mondadori avevano tutte un ampio settore riguardante l'infanzia e questa è l'utenza che inconsciamente soffrirà di più dalla minore offerta e dell'eventuale mancanza del libro da toccare, da tenere in mano e da sfogliare. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.